giorno dalla redazione multimediale, il governo ha messo la proverbiale pezza sul pasticcio degli insegnanti: non dovranno restituire i 150 euro del 2013, percepiti nel 2013, derivanti dal blocco degli scatti. Lo si è deciso nel corso di una riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Enrico Letta, il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni e il ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza. Questa mattina il vice premier Alfano aveva promesso una soluzione in tempi rapidi, mentre Matteo Renzi in un tweet aveva scritto: il taglio agli insegnanti è assurdo, il governo rimedia questa figuraccia subito, il PD non mollerà di un centimetro. Subito dopo aver appreso le novità, il sindaco torna sul social network e scrive: bene il governo su insegnanti, cambia verso, adesso lavoro, i dati Istat sono devastanti, oggi bozza Job Act per il dibattito aperto. E i dati a cui si riferiva Renzi riguardano la disoccupazione, che a novembre ha toccato un nuovo record negativo, 12,7%, in crescita rispetto al 12,5% registrato ad ottobre, il che vuol dire che i disoccupati a novembre erano 3.254.000, in aumento di ben 351.000 unità. I disoccupati a novembre 2013 erano 3.254.000, in aumento di 351.000 unità rispetto al novembre 2012. Situazione particolarmente drammatica sul fronte dei giovani. Il tasso di disoccupazione sempre a novembre è del 41,6%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto ad ottobre e di 4 punti rispetto a novembre 2012. Si tratta ancora una volta del dato più alto dal 1977. Risolto il giallo del triplice omicidio di Caselle, nella notte è stato fermato Giorgio Palmieri, pregiudicato di 56 anni, convivente della ex domestica che lavorava nella villetta degli Aglione. L'uomo ha confessato la strage: volevo rapinarli, avevo bisogno di soldi, ha raccontato durante l'interrogatorio. Le vittime sono state tutte accoltellate varie volte. Gli inquirenti hanno spiegato che la strage è avvenuta dopo un diverbio ed ora stanno valutando la posizione della Colf, compagna dell'arrestato. Scagionato il figlio della coppia uccisa, che era stato interrogato per ben due volte insieme alla fidanzata, il ragazzo aveva sempre ribadito di avere un alibi, trovandosi al momento del massacro con degli amici ad Aosta. Mazzette sino a 500.000 euro, ma anche case, i MAP, moduli abitativi provvisori, che vennero costruiti per sostituire quelle distrutte dal terremoto del 6 aprile 2009 all'Aquila. Sono le tangenti pagate a politici e funzionari pubblici per aggiudicarsi gli appalti per la ricostruzione post-terremoto, secondo quanto emerge dalla nuova inchiesta Dowdes, che stamattina ha portato a decine di perquisizioni, ma anche all'arresto di 4 persone, più altre 8 coinvolte. Tra i nomi eccellenti l'attuale vice sindaco Roberto Riga, indagato, che ha annunciato le sue dimissioni, e due ex assessori da oggi agli arresti domiciliari, Pierluigi Tancredi e Vladimiro Placidi. Le indagini sono partite dalla confessione di un imprenditore veneto, Daniele Lago, che ha raccontato del sistema di tangenti legate soprattutto alla ricostruzione di edifici storici dell'Aquila. È sempre la legge elettorale al centro dei pensieri di Matteo Renzi. Intervenendo ad 8:30 ieri, il segretario democratico ha avvertito Berlusconi che non tollererà diktat sulla data delle prossime elezioni. Renzi comunque non ha smentito un incontro a breve con il Cavaliere per parlare di riforme. Brunetta poi si spinge oltre, riferendo di un accordo vicino tra i due. Un vertice annunciato che però non piace al nuovo centrodestra. Oggi il vice premier Alfano ricorda che il nuovo centrodestra è determinante per la vita del governo e ribadisce di essere contrario al Mattarellum perché favorisce ribaltoni. Sì invece al modello dei sindaci. Nel frattempo Letta rompe gli indugi e, dopo essere salito al colle, apre le consultazioni incontrando Scelta Civica. Obiettivo del premier: chiudere il patto di coalizione entro il 20 gennaio e dare il via alla fase 2 dell'azione di governo. La procura di Albertville riferisce oggi davanti alla stampa le prime valutazioni sull'incidente di Michael Schumacher. Difficile al momento, dice il procuratore, valutare la velocità dell'ex pilota di Formula 1 prima dell'incidente lo scorso 29 dicembre. Quel che è certo è che era un ottimo sciatore e non stava soccorrendo nessuno. Secondo le immagini della telecamera che il campione portava sul casco, un paio di minuti in tutto visionato dagli inquirenti, l'ex pilota si stava spostando tra due piste
facili, in un punto di intersezione. La pista era segnalata secondo le norme francesi, verificate peraltro dagli inquirenti, dunque in regola in materia di sicurezza, segnalazione e demarcazione, riferisce il procuratore di Albertville. Presto ancora per stabilire se ci siano responsabilità o se l'ex pilota tedesco abbia commesso imprudenze. E per oggi dunque è tutto, vi rimandiamo al prossimo appuntamento alle 18.55, mentre per tutti gli aggiornamenti ci potete seguire su Twitter e sul nostro sito tgla7.it. Buona giornata a tutti!